Sand. My fate's to die with gun in hand for revenge. This evil world has done me wrong. Now there's no place where I belong. The only thing for which I long is revenge. Each man must have a love. Think of all past deeds I've done. But death's a man who takes but never gives. And soon my lover's life was his. Since then I trust in nothing but my gun. I was a fool not to have known that I was born to die alone. All that's left to call my own is revenge. Alone for all eternity, that's the life that's left for me. Until I die and am set free, I am free. Ragazzi, scaricate! Ce n'è per tutti!
Stavo domandandomi dove vi ho già visto. Bene, continuate a domandarvelo. Come vuoi, Joe. Non è il caso di prendersela. Chissà, può darsi che il tempo ti abbia cambiato. Succede. Beh, succede. Fine delle confidenze. Joe! Joe, questa sì che è una sorpresa. Come va, vecchio mio? Da dove vieni? Dove possiamo parlare in pace? Non capisco. Possiamo andare a casa mia, andiamo. Se credi. Già pagato, vero? Tipo strano, quello lì. Già. Senti un po', non sarà mica per caso uno della banda di Lupin? Ti fanno gola i $5,000, eh, Slim? Ehi, per chi mi hai preso? Ah. Mulder, che ore sono? Le 9. Conoscete tutti la banca di Richmond? Allora, d'accordo, a mezzanotte precisa voi quattro entrerete in azione, mentre noi interverremo solamente se qualcosa non dovesse funzionare. Chiaro? Andate, via! Bere. Dov'è la padrona? Un altro. Pago dopo. Ehi, tu. Mi fate accendere? Tante grazie. E il sigaro. Animale, non imparerei mai a bussare prima di entrare nella stanza di una signora. Certo, prima di entrare nella stanza di una signora si bussa. Sono al verde, Lulu Bell. E stasera mi sento maledettamente fortunato. Quanto ti serve stavolta per toglierti dai piedi? Almeno 50. Venti andranno benissimo. Grazie. Domani ti renderò il doppio. Hm? Domani. E vattene. Thank you.
va, amico? Grazie per il bourbon che hai lasciato oggi. Me lo sono bevuto io. Alla tua salute, naturalmente. Beh, non me ne offriresti un altro, sempre bevendo alla tua salute. Un altro bourbon. Sei qui a Richmond per affari, eh? Hai qualcosa da vendere? Ah, ma sì, certamente, sì, io potrei... No, mi sei simpatico. Mi chiamo Slim, e tu? Whisky per noi. Il bourbon ci fa schifo. Il mio nome è Texas Joe. È un soprannome, immagino. Immagina quel che vuoi. E naturalmente vieni dal Texas, no? Sei un tipetto curioso, nonnino. Hai rovesciato il mio bicchiere, texano. Raddrizzalo con questo. Volevamo solo scherzare, vero Mulligan? Devi essere certamente un tipo in gamba tu, eh? Secondo i casi. Scommetto che ci sai fare anche a poker. Sempre pronto a spennare due polli come voi. Tutti sbruffoni questi texani. Ti pigliamo in parola, amico. C'è giusto un tavolo là, adatto per te. Attento a quelli, ragazzo. Sono due che mi piacciono poco, sai? Grazie, nonnino. La partita è finita. Su. Gobrate. Via. Siediti, texano. L'apertura è $10. Mi sembra di conoscervi. Niente di strano. Molta gente mi conosce. Passo. 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 Apro. Gioco. Tre volte. No. Sei volte. No. Sì, una carta. Anch'io. $100. 200. 400. Vedo. Full di re. Quattro assi. Passo. Apro. Sì. Tre volte. Sei volte. Passo. Sì. Sì. Servito. Una carta. Una. Hai sbagliato carta, amico. L'hai servita di sotto. Bene.
Possiamo continuare la partita, se volete. Preferisco di no. Tieni d'occhio quel tipo, mi interessa. Addosso un mucchio di dollari. Appunto per questo mi interessa. Sono falsi. Credo che sia ora. Andiamo. All'altra finestra. Mulder, Krueger, Mulligan, Damon. Guarda lì. Qui non c'è niente. Neanche qui. Dov'è la cassaforte di là? Aprila o ti ammazzo come un cane. Non lo so, non conosco la combinazione, ve lo giuro. Va bene. Fa presto. Proiettile della guerra di secessione da qualche parte. Eccolo. Maledetti seccatori. Adesso li insegno io a disturbare la gente a quest'ora di notte. E uno. Evviva! Le trombe di Jericho. Texas Jump.
avrei dovuto immaginare. Che mi venga un accidente secco, se ne vedono di tutti i colori, se ne vedono. Era Texas Joe, vero? L'hai visto anche tu, no? Chi avrebbe mai pensato che fosse un bandito? Già, ma non dirlo in giro. Ah, non aver paura, sarò butta più di una tomba. Calmi, amici. La banca centrale risponderà dei vostri depositi. Non avete nulla da temere. Anche lo Stato garantisce il vostro denaro. Andate a casa tranquilli. Vi prometto che per domani la banca riaprirà i suoi battenti. Su, andate. Oh! Salve, salve, Slim. Tromba di Jericho. Jane, ogni volta che ti vedo mi prende un colpo. Mi sembra di rivedere tua madre. Era la più bella messicana della frontiera. Tieni, riempiti la pipa. Ah, grazie. Siete venuti anche voi a vedere che fine ha fatto il vostro denaro? No, io non ho preoccupazioni di questo genere. I miei soldi li tengo in casa. Ah, e fate benissimo. A proposito, mi ha detto Lulu Bell che voi conoscete quel tale che si fa chiamare Texas Joe. Sì? E con questo? Oh, nulla. Così. Volevo solo informarvi che dopo la sparatoria se n'è andato con Lupe e la sua banda. Dici davvero? Sì, parla tromba di Jericho. A me non sfugge nulla, eh. Ma l'avevo capito subito. Già dalla prima volta che l'ho visto mi sono detto, quell'uomo è un bandito. Affari suoi. Ridammi la borsa. Scusatemi, l'avevo dimenticata. Oh, via! Ehi, i fiammiferi! Chi è questo Texas Joe? Nessuno. Cioè, sì, un tale che ho conosciuto. È la prima volta che mi nascondi qualcosa, papà. Un giorno forse potrò parlarne anche a te. Ah! Salve, Gallagher. Hanno portato via tutto. Tutto. E hanno ucciso due uomini. Non dovete più allontanarvi dalla città, sceriffo. Lupe Rocco e i suoi ci hanno preso di mira ormai. Siamo in pericolo. Ero proprio sulle tracce dei banditi quando mi hanno avvisato della rapina. Non temete, Davidson. Prima o poi gli metteremo le mani addosso. Ti ha detto Wilson? Oh, la gola secca, Lulu Bell, ed in queste condizioni, scusami, mi riesce difficile parlare. Ehi, Sam, porta un bourbon. È stato evasivo, ma sa per quale motivo è venuto Texas Joe? Non c'è dubbio. Per le trombe di Jericho, è meglio parlarne subito allo sceriffo. No, guai a te se ti fai sfuggire una parola. Ah, io so conservare un segreto. Secondo me è venuto qui solo per spiarci. Kruger dice che è un ottimo tiratore. Aveva addosso dollari falsi e ha detto che li aveva stampati Lewis a Jacksonville. Harry infatti li ha riconosciuti. Poi ha salvato Chester, mentre voi invece vi mettevate al sicuro. Che altro volete? Io dico che è una spia. E di sua spontanea volontà sarebbe venuto a cacciarsi proprio qui dentro. Strano, perché non mi sembra un pazzo. Vero, Mardo? E quando Lupe ha accettato tutti voi, uno per uno, non era forse la stessa cosa? Chi è finito qui? Ladri, assassini, rapinatori, bari, avanzi di galera. Ora vi date delle arie. Chi vorreste che si presentasse? Qualche signorino di Yale o di Harvard? Sentiamo.
Che altro hai fatto? Comincio a stancarmi, Lupe. Sta attento, texano, che non ci stanchiamo prima noi. Allora? Sono l'uomo che ha attaccato la banca di Stone. Da solo. Adesso fa bene attenzione, amico. Ti chiederò una cosa. Qualcosa che nessuno sa all'infuori dell'uomo che ha veramente rapinato la banca di Stone. Se hai mentito e non mi saprai rispondere, ti ammazzerò qui come un cane. Vediamo. Dove hai nascosto la sacca di dollari che non è stata più ritrovata? Già, quando sono tornato non c'era più. Sì, allora? Dove l'avevi nascosta? Sei tu che l'hai presa, vero Lupe? Stava in una grotta, sulla Mesa Grande, vicino a un bosco di cactus. Hai un bel sangue freddo, texano. Credo che farai parte della mia banda, ma prima faremo divertire un po' i ragazzi. Dipende da come i ragazzi intendono divertirsi. Glielo spiegherò io, Lupe. Giusto, avvocato. Spiegagli la cosa in termini legali. Avvocato. Jerry Krueger, ora ricordo. Cosa? Esattamente. Eri avvocato a Houston. Ti hanno radiato dall'albo per rapina e omicidio. Sai molte cose. Troppe, non trovi? Non siamo tutti sulla stessa barca, forse. Uno vale l'altro. Dici bene, Texas Joe. Uno vale l'altro. Andiamo, ragazzi, andiamo a goderci lo spettacolo. Avanti. Avanti, Marigal, tocca a te. Certo, sarà un vero piacere. Vuoi un'altra lezione, Mulligan? Ah? Non ti conviene stuzzicarlo, Texas Joe. Non sai ancora cosa ti aspetta. Hai mai sentito parlare della prova della verità degli indiani Navajos? È questo il divertimento che hai preparato per i tuoi ragazzi? Devo proprio prendere quella pistola? Ha ragione. Può scegliere. Allora preferisco la mia. È l'unica di cui mi fido. Vi allontanerete tra le rocce in direzioni opposte. E quando sentirete il mio sparo, comincerete a cercarvi. Certo, Mulligan rischia la pelle. Ed è giusto, perché una delle leggi della nostra comunità è la selezione. Non ci piace essere in tanti. Ma è giusto anche che Mulligan abbia un piccolo vantaggio. Così lui potrà sparare 12 colpi e tu 2 colpi soli. Se lo ucciderai o lo costringerai ad arrendersi, potrai entrare a far parte della banda con tutti i diritti. Altrimenti, vuol dire che non eri il tipo adatto. Andiamo. Quella sacca di dollari che Texas Joe ha nascosto nella grotta sulla Mesa Grande. Hai detto di averla presa tu. Perché non l'hai divisa con noi? Mai stato in vita mia sulla Mesa Grande. E non l'avevi capito, Marta.
fatto fregare subito il ragazzo. Non lo credo. Ora sa esattamente dove sta e gli ha fatto sprecare 4 colpi. Giù con le pistole, Mulligan. Non ti servono più. Attento. Ho un cannone nel girare. Cammina. Questa volta è finita davvero. Andiamo a vedere. Voglio sapere una cosa, Mulligan. Mi senti? Ti ricordi quando avete assalito la diligenza di Omaha, 2 anni fa? Chi ha violentato quella donna e l'ha uccisa? Maledetto, maledetto bastardo. Chi gli è stato, Mulligan? Ora so chi sei. Chi gli è stato? Sei una spia, lo dirò a tutti. Lupin! Lupin! Adesso posso riavere anche quello? Certo. Da ora sei uno dei nostri. Qua la mano, Texas Joe. Questa musica mi ricorda sempre Phoenix. Phoenix, quella sì che è una città. Donne stupende, saloon, gente ricca e banche piene di dollari. E un mucchio di sceriffi da tutte le parti. Ancora 2 o 3 colpi e ce ne andremo di qui. Forse Damon ha ragione. Phoenix è un bel posto. E poi per noi tira aria migliore, eh? Che ne dici, avvocato? Non ti sembra una buona idea? Non ci sono nascondigli sicuri vicino a Phoenix. Io andrei più su, verso il Nevada. E tu, Texas Joe? Che ne dici? Per me un posto vale l'altro. Se dovessi scegliere, io andrei verso Omaha. No, ci siamo già stati 2 anni fa. Troppo pericoloso. Perché? C'è della gente in gamba da quelle parti. E noi lo sappiamo bene. Non scappano quando sentono sparare, ma prendono i fucili e ti corrono dietro. Eppure so che avete fatto dei bei colpi laggiù. Perché siete venuti via? È una brutta storia. Quando assalimmo quella diligenza... Smettila, Damon! Mi piacciono le brutte storie. Perché non me la racconti, Damon? Ecco, tieni, $10,000. Com'è andata? Hanno fatto fuori Stefano. Ah, non valevo un granché. Dove l'hai preso? Nella banca. Ho chiesto a un tale che ora era.
Dovevo giusto fare un regalo. Damon, va a Richmond e portalo a chi sai. Che succede? Perché sei qui? Hai già consegnato il regalo di Lupe? Sì, perché? A chi l'hai dato? Non sono affari tuoi, amico. Può darsi. Ma ci sono altre cose che mi riguardano, Damon. Raccontami un po' cos'è quella brutta storia della diligenza di Omaha. Ma tu chi sei? Forse è destino che tu non lo sappia mai, Damon. Non mi ricordo di niente. Ti rinfrescherò la memoria. Qualcuno di voi ha violentato ed ucciso una donna sulla diligenza. Voglio sapere chi è stato, Damon! Lurida spia. Ci penserà Lupe quando glielo dirò. Fermo, ti ammazzo, Damon! Portalo a bere. Buongiorno. Bei cavalli. Buongiorno. Chi siete? Cosa cercate qui? Siete la figlia di Wilson? Sì. Cerco vostro padre. Intanto potreste cominciare col dirmi come vi chiamate. Potete chiamarmi Texas Joe. Texas Joe. Siete voi, dunque. Chi vi ha parlato di me? La cosa non vi riguarda. Filate. State lontano da lui e non tornate più qui. Posate l'artiglieria, bambina. Potreste anche farvi male. Andate via, andatevene di qui, vi Jay! Dico, non... Appena in tempo, Wilson. Si può sapere cosa fai con quella pistola, Jane? Sei impazzita. Ciao, papà. Salve, Joe. Salve. Vengo ora da Richmond. Sono andato a vendere una mandria di bestiame. Comunque hai lasciato il ranch in buone mani. Hai una figlia in gamba, non c'è che dire. Un giorno, se avrò tempo, vi insegnerò come si estrae una pistola e come si impugna forte, senza che la mano tremi. Beh, che è accaduto? Per ora niente di nuovo. Lascia perdere tutto, Joe. È troppo rischioso quello che fai. Io ti capisco, naturalmente. Ma continuare a giocarsi la vita in questo modo... Non avrò pace finché non saprò chi è stato. Ora vado a Richmond, devo parlare con lo sceriffo. Che tipo è? Boh, non lo so, è arrivato da pochi giorni. Sii prudente, Joe. Forse avrò bisogno dell'appoggio dei tuoi uomini, Wilson. Conta su di me. Grazie. Addio, Wilson. Addio. Thank you.
Jane, vedi, volevo dirti, se potessi spiegarti. Tu non sei tenuto a dirmi nulla, papà. Ascoltami, Jane. Lulu! Lulu Bell! Che c'è, Slim? Per le trombe di Gerico! È venuto in città! Ho paura che qui fra poco farà molto caldo! Lulu, non ti sarei mica lasciato incantare da quel bandito? È passato tanto tempo che non so più nemmeno se è vero. Ah! Siete voi lo sceriffo Gallagher? Così pare. E voi chi siete? Mi chiamano Texas Joe. Questo vuol dire molto poco. Capisco. Ma ho i miei motivi. E siete venuto a raccontarli allo sceriffo, eh? Vi ascolto. Vedete, Gallagher, c'è sempre gente in giro che vorrebbe sapere chi siete, che si occupa di tutto tranne che degli affari suoi. Così ho pensato di venire da voi prima che qualcuno venisse a mettervi idee sbagliate in testa. Coscienza sporca, eh? Beh, che avete? Tutto a un tratto vi passa la voglia di parlare? Già. Forse non vale nemmeno la pena di parlarne. È una storia vecchia, successa lontano da qui. Una storia di dollari falsi. Sapete, qualcuno va dicendo in giro che li ho stampati io. Ma a pensarci bene, non vedo proprio come potrebbe interessarvi. Un momento, texano. Dei tuoi dollari falsi ne parleremo più tardi. Ma tu eri venuto qui per dirmi qualche altra cosa. Avanti, sputala fuori, coraggio! No, vi assicuro, sceriffo. Il fatto è che mi sono reso conto che era proprio una sciocchezza. Beh, grazie per avermi ascoltato, Gallagher. Ti è piaciuto? Lo fai con tutti i nuovi? No, da quando sono qui sei il primo. Pensavo cosa direbbe Lupe se ti vedesse. Lupe. È molto che sei con lui? Mi sembra un secolo. Sbaglio o l'hai incontrato a Omaha 2 anni fa? No, è poco più di un anno che sto con lui. Mi ha trovata nella bettola di un villaggio vicino a Chihuahua. Cosa può pretendere da me? Come minimo che tu le sia riconoscente. Di che cosa? Mi aveva promesso una vita rispettabile, una vera casa, e mi ha portato qui, in questo schifoso deserto. A lavare panni sporchi ad una banda di luridi assassini. Ruttacaglia, squalterina! Che sei venuta a fare? Calmati, Lupe! L'hai punita abbastanza. Che ti ha detto? Niente, si lamentava, ecco tutto. Forse una volta aveva sognato una vita diversa. Non puoi darle tutti i torti. Parli molto bene, tu. Vieni con me. Allora, lui verrà con noi. Avanti, avvocato. Spiegagli tu di che si tratta. Questa notte scenderemo a Richmond. C'è una fattoria fuori città.
Il proprietario è un uomo molto ricco. E abbiamo saputo che proprio oggi ha venduto una grossa mandria di bestiame. È un tipo che non deposita il denaro in banca. Preferisce tenerlo con sé. E tutto sommato non sbaglia. Come si chiama? Wilson. Non attaccherei la sua fattoria, Krueger. Perché? Se cominciamo a prendere di mira i ranch isolati, tutti gli allevatori della zona potrebbero decidere di unirsi per darci la caccia. E ci troveremo presto in qualche grosso guaio. Dimentichi una cosa, che fra poco ce ne andremo di qui. Wilson ha molti uomini, attaccarlo può essere pericoloso. Hai qualche altro motivo per insistere, Tessano? Bene. La discussione è chiusa. Entra pure. Cos'è successo? Come mai a quest'ora? Vieni, siediti. Wilson, non c'è tempo da perdere. Raduna i tuoi uomini. Lupe ti attaccherà questa notte. Clark! Peter! Sei certo che nessuno ti abbia visto venire qui? No, non ho visto nessuno. Almeno lo spero. Che c'è, padrone? Lupe e i suoi si preparano ad attaccarci. Raduna gli uomini, Peter. Manda a cercare rinforzi al ranch di Stone e di Murray. Presto. Va bene. Tu, Clark, intanto corri in città. Cerca lo sceriffo. Fallo venire subito qui. Digli no. Che... No. Meglio non avvertire Gallagher. No, perché? È dalla parte di Lupe. Gallagher? Già. È lui che ha avvertito i banditi della vendita della tua mandria. Lupe sa che hai molto denaro in casa e lo vuole. Va con Peter. E tu? Tu che cosa farai ora? Devo tornare lassù prima che si accorgano della mia assenza. Non ho altra scelta. Ma non puoi correre un rischio simile. È l'unica possibilità per non perdere il contatto con loro. Se mi tradissi ora non potrei più far niente. E allora dimmi, perché sei venuto ad avvertirmi? Perché hai rischiato di compromettere tutto? Non so. Forse c'è ancora qualche altra cosa che conta oltre alla vendetta. Vado a sistemare gli uomini. Lupe troverà l'accoglienza che si merita. Aspettate. Devo chiedervi scusa per aver pensato male di voi. Chi siete, Texas Joe? Per ora un bandito. Non siete un malvagio, l'avete dimostrato ora. Cosa vi tiene legato a quel branco di assassini? Addio, Jen. Fermatevi. Restate qui, vi prego. Mio padre ha fiducia in voi. Ne sarà felice. Qui c'è molto lavoro. Potreste rifarvi una vita. Chissà. Forse un giorno. Dove sei stato? Qui vicino, all'abbeveratoio. Nessuna notizia di Damon? Sarà al salone a divertirsi. Quando torna mi diverto io. Vamos.
Sarebbe meglio accompagnare Jane in città e lasciarla in un luogo sicuro. No, papà, voglio rimanere con te. E poi è troppo tardi ormai. Potrebbero venire da un momento all'altro. E allora non stare qui, Jane. Vai in casa, su. Ci siamo. Ora cerchiamo di fare le cose in modo pulito per non svegliare tutta la contea. Tu, Marder, gira con i tuoi alle spalle del corral. Kruger, Joe, Harry e Sam raggiungeranno la casa passando dietro le rocce. Io e gli altri andremo dritti alla porta principale. Che nessuno si muova fino al mio segnale. State giù! Sono fuggiti, capo. Ci è andata bene, vero Wilson? Sì, per noi è andata bene. Ma non vorrei trovarmi al posto di Joe in questo momento. D'acqua. Fa schifo! Allora, Texano, sembra proprio che sia venuto il momento di fare due chiacchiere. Una piccola spiegazione fra amici. Strano modo di discutere con gli amici. Hai paura delle parole, per caso? Se c'è uno che deve avere paura, sei tu, Joe. E lo sai bene. Avanti, avvocato. Comincia. Tu sei pratico di queste faccende, no? Non hai sparato molti colpi durante l'assalto. Forse avevi paura di far male a qualcuno, Non mi piacciono le bravate inutili. Era chiaro sin da principio che non ce l'avremmo fatta, erano in troppi. E a proposito di coraggio, neanche tu hai sparato molto, vero Kruger? Hai ragione, erano in troppi. Di un po', Joe.
Dove sei stato ieri sera, prima che attaccassimo il ranch? L'ho già detto a Murder. Ho portato il cavallo a bere. Però il cavallo era molto sudato. Tu ami molto il tuo cavallo e non ti piace farlo correre senza motivo. Ah, un'altra cosa. Come ti spieghi che Wilson ci stesse aspettando? A mezzogiorno c'erano 5 uomini al ranch e a mezzanotte erano almeno 50. Strano, no? Molto strano. Già. E non ti è venuto in mente che qualcuno avrebbe potuto avvertire Wilson? Può darsi. E chi secondo te? Uno di noi, è evidente. Tu, per esempio, Texas Joe. O anche tu, Murder. Abbiamo giocato insieme a poker per tutto il tempo. Nessun altro della banda si è allontanato. Hai un'idea di che fine abbia fatto Damon? Nessuna idea. Naturale. Però l'ultima volta che è andato in città c'eri anche tu, vero? Hai commesso troppi sbagli, Joe. Eri andato in città per parlare allo sceriffo. Che cosa volevi dirgli? Era l'unico membro della banda che non mi avevate presentato. Una mancanza di riguardo, non ti pare? Volevo solo conoscerlo. Basta, Joe! Non ci convinci più con le tue chiacchiere. Quest'uomo è arrivato poco fa da Jacksonville. Dice che è stato arrestato colui che ha assalito la banca un anno fa. Dunque non eri tu. E perché dovreste credere a lui piuttosto che a me? Era suo fratello. L'hanno impiccato sotto i suoi occhi a mezzogiorno. Perché hai mentito, Texas Joe? Chi sei? E cosa sei venuto a fare qui? Parla! Qualcuno ti ha messo su contro di me, Lupe. Non credevo che tu fossi tanto ingenuo. Già. Pablo, guarda se al vecchio cimitero c'è ancora una bara in buone condizioni. Dai, Lupe, colpiscilo! Dai! 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 Finisco io, Lupe. Fermo! Certo, potremmo ucciderlo subito. Ma se fosse stato mandato qui da altri, saremmo tutti in pericolo. Ha ragione, Kruger. Sam, vai in città e porta qui lo sceriffo. Conosco il tipo. Non parlerà mai in questo modo. Ah,
Allora, Gallagher, voglio sapere chi è quest'uomo. E tu puoi dircelo. Ci siamo accordati perché chiudessi un occhio sui vostri colpi. Non perché dovessi esserci coinvolto. Non dimenticare che ti abbiamo pagato, sceriffo. Non ci interessano i tuoi rimorsi di coscienza. Rifletti bene a quello che dici e a quello che fai. Mi hanno detto che l'hanno visto parlare con i Wilson. Loro sanno chi è. Wilson, già. Ora è tutto molto chiaro. Bene. C'è una sola cosa da fare adesso. E la farai tu, Gallagher. Portami la figlia di Wilson. Se non ha parlato lui, parlerà lei. Ma non erano questi i nostri accordi. Voi non potete... Mardere e questi uomini ti accompagneranno. Sta attento, Gallagher. Alla prima mossa falsa ti ammazzano. Andiamo. Gallagher. Capisco questa tua idea di volermi portare via, papà. Il ranch è troppo esposto, Jane. Starai in città per qualche tempo al sicuro. Non temere, presto sarà tutto finito, vedrai. Eccoli. Ordinerai di fermarsi. Al resto penseremo noi. Avanti, andiamo! Wilson! Fuggite! Wilson! Avanti, presto! Deciderti a parlare? Chi è quest'uomo? Avanti! Parla! Non so, non lo conosco. Vattene. Li hanno veduti insieme. Dunque sai chi è e che vuole. Non lo so. Non lo so.
Non lo conosco. Marder, ti ricordi quando hai ucciso quella donna sulla diligenza di Omaha? Prima l'hai violentata, vero? Ricordi come urlava? Se ti ostini a tacere, dovrò dire a Marder di fare la stessa cosa con te. E lui non se lo farà ripetere due volte. Vero, Marder? Marder, lasciala! Ti dirò chi sono! Lasciala! Sta zitto! Tu credi che manterrebbero la parola? Cosa quella pistola? No, Lupe, no! Hai sempre fatto il comodo tuo con me! M'hai fatto diventare una cagna, m'hai fatto assistere ad ogni genere di delitti! Da quando sono con te! Ma non mi abbasserò anche a questo! Questo no! Prima ti ammazzo! T'ammazzo, Lupe! Lasciatela! Di questa vipera me ne incarico io. Lascia quella pistola! Lasciala! Aspettate qui, tornerò a prendervi. Joe! E Jane? È lì dentro, sta tranquillo, non le è successo niente. Va a prenderla. E tu? Non ho finito ancora. Ucciso tutti. Ho bisogno di denaro, Lulubert. Devo fuggire subito. Quanto vuoi? Tutto. No, basta. Non mi lascerò derubare da uno sciacallo come te. Dammi tutti i soldi o ti ammazzo. No! Dammeli!
Vieni fuori, Murder! Vieni a prendermi se mi vuoi! Avanti, Joe! O non hai il coraggio di uscire fuori! Murder! Non hai via di scampo. Ascolta, Joe, ho dei soldi, molti soldi, ce li divideremo. Ti darò tutto, Joe! Murder. Ricordi quella donna che hai violentato e ucciso? Era mia moglie. Sono lo sceriffo Joe Logan. Non mi prenderai, Joe. Sono più furbo di te. Non mi prenderai.
saloon! Il saloon sta bruciando! Guardate, c'è un morto! Andiamo a vedere! Le trombe di Gerico e di Josaphat. Non ho mai visto una cosa simile. Accidenti. Lulubel! 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 Lulu... Non spaventarmi, dimmi qualche cosa, ti prego. È finita, vero? Lo ha ucciso. Certo, non ne ho dubitato un istante. Quel Texas Joe è stato meraviglioso. E ora se ne sta andando. Sì, forse... Non è vero. Per tutte le trombe, ora lo vado a prendere e te lo porto qui. No, non importa. Lo conosco io. Se ha deciso di andarsene, nessuno può trattenerlo, ma sono contenta ugualmente. Joe! Texas Joe! Joe! Texas Joe! Texas Joe! Like the shifting sand, my fate's to die with gun in hand for revenge. This evil world has done me wrong. Now there's no place where I belong. The only thing for which I long is revenge. Since then I trust in nothing but my gun. I was a fool not to have known that I was born to die alone. So all that's left to call my own is revenge. Alone for all eternity, that's the life that's left for me. Until I die and I'm set free.